Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Colle, oggi prima votazione, Renzi, candidato PD e Mattarella, maturità, latino al classico e matematica allo scientifico per seconda prova, terrorismo, ultimatum miss, risciaui libero, uccidiamo pilota. Il nostro candidato è Mattarella. Renzi propone il giudice costituzionale ai grandi elettori del PD come candidato alla presidenza della Repubblica, per la quale oggi si è tenuta la prima votazione. Non ci sarà un altro candidato Dem, ci giochiamo la credibilità, dice il Premier. Un nome che ricompatta il PD con i sì che arrivano dalla minoranza, ma Berlusconi e Alfano ribadiscono la loro contrarietà alla scelta. È un alto là al patto del Nazareno. Latino al liceo classico, matematica al liceo scientifico, tecniche della danza al coreutico. Sono queste alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della maturità 2015, che vedrà debuttare agli indirizzi della riforma delle superiori avviata nell'anno scolastico 2010-2011 e contenute nel decreto firmato dal ministro dell'istruzione Giannini. Le prove scritte avranno inizio il prossimo 17 giugno. Cade questa sera al tramonto il nuovo ultimatum lanciato dall'ISSA alla Giordania, con un messaggio audio in cui si avverte che il pilota giordano in ostaggio sarà ucciso se la terrorista al-Rishawi, detenuta ad Amman, non sarà liberata. L'audio messaggio è letto da un uomo che si identifica come Kenji Goto, il reporter giapponese tenuto in ostaggio dai militanti dell'ISIS. Il Giappone sta verificando l'autenticità dell'ultimatum. Omicidio premeditato volontario, occultamento di cadavere. Con queste accuse i carabinieri di Asti hanno arrestato Michele Buoninconti, marito di Elena Ceste, la donna scomparsa il 24 gennaio dello scorso anno e il cui corpo è stato ritrovato 10 mesi dopo lontano da casa. Proprio ieri era stata depositata in procura d'Asti la perizia autoptica secondo la quale la donna sarebbe deceduta per morte violenta in casa, probabile l'asfissia. Vietare alle ragazze di andare ai party nei college per combattere la piaga delle aggressioni sessuali nei campus americani. Questa è la controversa idea che è stata presentata alle associazioni di studentesse dell'Università della Virginia, il campus che ha adottato tolleranza zero verso le aggressioni dopo che nei mesi scorsi è stato denunciato uno stupro di gruppo. L'iniziativa, partita dalla National Fanelli Conference, è stata accolta con ironia e polemica da molte delle ragazze delle sorority. Uscirà il 30 marzo Postcards from Paradise, 18° album da studio di Ringo Starr. L'ex batterista dei Beatles lo ha prodotto e registrato nel suo studio personale all'interno della sua abitazione a Los Angeles, con la collaborazione di amici e familiari, secondo una filosofia che il musicista riassume così: se sto registrando e tu sei in città e passi da qui, stai andando a finire nel disco. L'album comprende 11 nuove tracce.